che è stato restaurato, quello che parla, che ha il suo scritto da lui, insomma, stampato, ma scritto da lui. Questo è scritto, diciamo, in un manoscritto proprio da Manuel, con le sue note a lato, ma questo ha questa caratteristica di avere queste luci, questa lettera A, queste cose, c'è una B, ablato, poi si può, andando avanti si forma la parola ablato, che vuol dire trasportato. È stato portato in seminario, non si sa se l'ha scritto lui queste cose, lui amava molto essere critico con certe cose, come anche, e qui sono tutti i lavori che ha fatto lui su varie materie. Qui, questo qui ad esempio, adesso in questo momento mi sta a furia di ripeterle, questo era sugli stemmi, che lui aveva fatto proprio un testo solo su come dovevano essere gli stemmi. Qua si parla di astronomia, e qui sono due lamine di due edifici che non sappiamo se poi sono state realizzate o meno, ma le lamine venivano fatte proprio per poi stamparle. Lui faceva il disegno, veniva fatta la lamina in rame e poi venivano stampate. E qui vediamo che c'è il disegno del mondo con paralleli e meridiani, quindi lui aveva studiato proprio anche l'astronomia. Questo era l'inizio, già come pensava di fare il suo stemma, per cui aveva iniziato a disegnare delle aquile. Lui avrà uno stemma diviso in quattro, con due aquile e due leoni. Vediamo delle aquile, che lui aveva iniziato a disegnare delle aquile. Qui c'è il leone, il perché da questa bocca escono le api, non sappiamo, questo non si sa. Qui aveva fatto sempre un manoscritto dove si parla della Cabala, per cui lui si interessava anche di quello, aveva addirittura fatto questa cosa che girava in base all'epoca e al tempo, fare anche testa. Poi aveva fatto altri disegni, non solo quello, qui c'era il disegno di una tomba di un imperatore di Spagna. Potremmo dire un personaggio leonardesco. Sì. Interessava di tutti gli ambiti. Interessava di tutti i campi.